Buongiorno, benvenuti in un nuovo daily vlog. Allora, oggi cominciamo così subito a bombazza. Parlo piano perché è abbastanza presto, sono le 6:56. Lo dico a qualcuno davanti a me. Cioè, guardate chi c'è nel mio letto. Qualcuno mi ha degnato della sua presenza, mi ha onorato. Addirittura ha dormito con me. Sono le 7, Larissa. È 56. 6:56. Comunque, dice mia sorella, la vedete più o meno. Oggi abbiamo dormito qua perché ieri sera siamo andate a vedere The Batman, il film. Ci è piaciuto tanto. Un voto da 1 a 5? Un voto da 1 a 5, 9 e mezzo. Va bene. Anch'io 4 e mezzo, dai. 4, 4 e mezzo. Rimanete titoli di coda. Rimanete la verità. Che truffa i titoli di coda. Comunque, mi vedete già vestita perché oggi ho una visita importante in ospedale e mia sorella mi accompagna, ma ve l'avevo già detto nello scorso vlog, quindi non è nulla di nuovo. Io mi sono svegliata più o meno un'oretta fa, ho fatto tutto con calma, le ho fatto la colazione. Hai bevuto il cappuccino? Tutto, tutto? Gli ho messo anche le gocciole, non so se si vede lì. Gocciole e cappuccino, sono stata una sorella modello. Io adesso mi sono presa la mia pillolina e nulla, tra poco andiamo. Praticamente io ho la visita alle 8:30, però dobbiamo essere lì un pochino prima perché magari devo fare le cose lì all'accettazione. Comunque è un discorso un po' lungo. Nel frattempo fa freddo, c'è vento, piove. Cosa potrei volere di più dalla vita? Sono finita di preparare, adesso noi stiamo uscendo, sono le 7:15. La videocamera non me la porterò, però comunque continuerò a vloggare, vloggerò col telefono, quindi queste clip saranno fatte col telefono, tranne questa. E quindi nulla. Tu sei pronta, Lari? Ora sono arrivata in ospedale e è stato un po' il viaggio della speranza perché sull'autobus c'era un sacco di casino, un sacco di persone, poi alcune persone avevano la mascherina, altre non ce l'avevano, quindi un po' di casini con i controllori. E adesso siamo arrivati, tutto a posto, abbiamo già preso il nostro ticket, adesso sto aspettando che mi chiamano. Lari è salita un attimino sopra a prendersi qualcosa da bere. E nulla, sono un po' spaventata perché l'ultima volta che sono venuta qua tipo mi hanno detto che avevo un tumore alla tiroide, quindi speriamo che stavolta vada un pochino meglio. Le tue impressioni a caldo? Ormai siamo di casa. Mi ha accompagnato, dopo ci facciamo un giretto da OVS con la cartina della sorella. Allora, siamo tornate a casa, qua c'è una manina e non è tardissimo, in realtà noi avevamo detto che per le 11 saremmo uscite, in realtà alle 11 eravamo eravamo già a casa, cioè eravamo sì, in in centro. centro, perché Larissa si è fermata un attimino da OVS che doveva prendere il regalo per una sua amica e quindi tutto qua. Oh, ti ho fatto vedere per sbaglio, comunque, ciao. E in tutto ciò a me sono arrivati i miei amici mensili con me Anche i miei. e anche i suoi. I nostri amici sono sempre sincronizzati, solo che i miei amici sono venuti con 8 giorni di anticipo. Due Quindi, giorni di ritardo. ma io sono morta. A me quando i miei amici mi vengono in anticipo sto malissimo. E infatti, come vedete, cioè, sono veramente KO. Inoltre, non so se si può notare dal video, ma penso proprio di no, ma ho tutto uno sfogo sul viso, tutto dai pallini, dai puntini. E mi hanno detto che praticamente dermatite da stress, 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 stress. Perfetto, sono veramente in questi giorni sono un rottame ambulante. Comunque, siamo passate da OVS, poi siamo andate al Deco Gourmet, se siete di Catania più o meno sapete dov'è la zona, e abbiamo preso delle cosine di tavola calda da mangiare. Lari ha preso tipo del pollo e io ho preso invece una pizzetta e un'arancinona, una palla di riso Una coscetta di pollo. Una coscetta di pollo era. Sì, sembrava molto buona.
Adesso ci stiamo guardando dei video di Elisa True Crime qui sedute sul letto. Io probabilmente tra poco mi addormento, cioè nulla di che. E quindi nulla, adesso stiamo appunto vedendo video di Elisa. Io mi faccio una piccola pennica e gioca alle Sims. E lei sta giocando alle Sims. Buonasera, allora sono passate tantissime tantissime ore dall'ultima clip, inoltre cercherò di fare durare questa clip il meno possibile perché poi domani, siccome mi è arrivato il famosissimo pacco di Shein con le cosine sportive, domani se me la sento vi giro il video, cioè il video, vi giro la clip in cui provo questi completini sportivi, anche perché me l'avete chiesto su Instagram, qua su YouTube, quindi cerco di accontentarvi. Ho già provato le cosine perché non resistevo e spoiler alert mi piacciono tantissimo, quindi spero che piacciono anche a voi. È stata una giornata pesantissima, penso che lo possiate notare anche dalla mia faccia. Mi zoom un po', ma neanche troppo, ecco, non so se notate, ma sono piena di puntini rossi su tutto il viso. Ecco qua, penso che si possano notare. Sono proprio piena di questi puntini, scusate l'immagine non proprio bellissima. E praticamente mi hanno detto che è una reazione molto pesante allo stress che sto avendo in questo periodo. E io soffro di psoriasi dovuta allo stress e in questo periodo il mio stress è un po' aumentato e quindi la mia pelle sta reagendo un po' così. E oggi devo dire che è proprio una giornata no, per me veramente no. Mi è venuto il mio amico mensile in anticipo, poi questa visita in ospedale che mi ha sfinito, poi ho preso l'autobus per venire qua e come vi ho già detto molte volte questi viaggi in autobus mi uccidono. Inoltre l'autobus era strapieno, io detesto quando l'autobus è strapieno. Però adesso sono tornata a casa, sono felice di essere qua. Domani purtroppo dovrò letteralmente lavorare tutto il giorno per uno shooting che ho martedì questo. Però ho preso una pizza, ho preso una margherita con cotto e uova per darmi un boost proteico. Ci proviamo. E comunque nulla, io adesso stacco quella clip e adesso ci vedremo tra, per me sarà domani, per voi saranno pochi secondi, con la parte try on haul delle cose che ho comprato. Spero che vi possano piacere perché a me veramente sono piaciute veramente tanto, quindi nulla, ci vediamo tra 3, 2, 1. Buongiorno, allora scusate la mia faccia, praticamente mi sono svegliata da poco, sono ancora un po' rinco, sono struccata, abbiate pietà. Allora, eccoci qua con la parte in cui vi faccio vedere le cosine che ho comprato sul sito di Shein. Non ho comprato tantissime cose, però quelle che ho preso abbastanza, diciamo che mi piacciono abbastanza. Come vi dicevo nelle clip precedenti, che per me sono alcuni giorni fa, per voi semplici secondi, le cose le ho già provate, quindi vi so dire esattamente se mi piacciono, se non mi piacciono, cosa va bene e cosa non va bene. Ho preso un pochino di cosine, la maggior parte in realtà sono cose sportive, tranne due cose, perché uno è un accessorio e l'altro non è una cosa sportiva, quindi partiamo veramente come le ho messe su. Il primo pezzo, che sicuramente è anche quello più sobrio, allora, questo è un top, come vedete ha le bretelline fatte con queste catenelle e volendo si possono anche levare perché hanno proprio tipo dei gancetti, quindi se non vi piacciono, se si dovessero rovinare, rompere eccetera eccetera, le potete levare, magari le agganciate con altre bretelline. È molto molto carino, è fatto in simil rasatello, è come se volesse un po' emulare il corpetto, effettivamente nella zona del seno ha anche le stecche, quindi è carino. Dietro ha semplicemente una zip, io ho preso un XS, non ho un seno molto grande, quindi devo dire che su di me sta particolarmente bene perché non esce nulla, rimane tutto dove è, anzi. E quindi devo dire che a me i bustini, i corpetti, tutto quello che è a forma appunto di corpetto e sagomato su un seno medio o comunque piccolino, devo dire che mi piace veramente veramente tanto. E questo bustino mi è piaciuto tanto, io ve lo consiglio, l'ho pagato veramente una cavolata, tipo 3-4 euro giù di lì, mi è piaciuto veramente tanto, penso mi stia pure bene. L'unica cosa, la zip fa un po' schif, nel senso è una zip un po' che secondo me in un paio di utilizzi mi abbandona. Inoltre nel lavaggio non so quanto riuscirò a tenere, perché mi sembrano una di quelle zip che appena vedono un po' di acqua si arrugginiscono, quindi
Vedremo, vedremo quanto durerà. Poi passiamo alle cosine sportive. Vi faccio vedere un set che ho comprato e che ovviamente non ho girato. Ok, partiamo dal primo dei due set che ho comprato, questo qui. Allora, vi faccio vedere il sopra, sicuramente indossati poi si capiranno un po' meglio. Comunque ho preso questo set nero, ha praticamente la manichina lunga. Il tessuto è molto particolare perché liscio, morbido, sembra, cioè è sintetico, però è quel sintetico non troppo viscidino, slippery, scivoloso, ecco. E praticamente ha un po' il colletto alto, poi nella parte del petto ha tipo una gocciolina, una finestra a gocciolina, fatto così. E la particolarità sta nel dietro, perché dietro ha proprio un incrocio, come se fosse annodato, proprio un nodino dietro che lascia tutta la schiena scoperta. Ha le manichine lunghe e le maniche hanno il buchetto per il pollice, e poi è un top, diciamo, abbastanza lunghetto, non è piccolo. Una cosa che io non avevo notato sul sito, e che appunto me ne sono accorta quando l'ho toccato, è che ha le coppe, cosa che per me è molto molto bella, molto importante, perché ovviamente mi evita di indossare il reggiseno sportivo sotto. Ovviamente se siete persone che hanno tanto seno, probabilmente solo queste coppe non reggono nulla, ma io che non ho grandissime cose da reggere, diciamo che va bene, anche perché poi essendo un tessuto sportivo diciamo che comprimo un po', e quindi va bene. La parte di sotto, anche questa è molto particolare, però sono rimasta un po' delusa dalla parte di sotto, ma già quando l'ho aperto ho capito dov'era il problema. Allora, di questo set io ho preso un S, perché purtroppo l'XS non era disponibile, proprio non c'era. Ed è fatto così il pezzo di sotto, praticamente ha la parte della vita che è tipo incrociata, quindi dà l'illusione ottica di avere la vita, diciamo, un pochino più stretta, e poi nella coscia destra c'è praticamente una trasparenza, penso che lo possiate notare anche voi. È molto molto carino. Questo leggings mi piace, ne avevo comprato uno simile ma era enorme e l'ho dovuto regalare. E questa volta ne ho appunto voluto provare un altro, e purtroppo il leggings nella parte alta mi sta troppo largo, cioè proprio nella parte della vita mi sta veramente veramente grande, però nella parte delle gambe è giusto. Infatti questa cosa mi dispiace un po', perché non posso indossare ovviamente questi leggings per andare a correre, però li posso indossare per camminare o per fare esercizi. Io con tutte le cose che vi ho fatto vedere non mi sono ancora mai allenata, non ci sono né andata a correre né sono andata in palestra, quindi sono tutte impressioni, diciamo, un po' a freddo, a tiepido. E questo set mi piace molto, diciamo che il sopra secondo me è la parte fatta meglio, il sotto è molto carino, però se fosse stato, diciamo, più piccolo probabilmente mi sarebbe piaciuto di più. Ovviamente prezzi, taglie, link, tutto quanto ve lo lascio giù in info box. Poi passiamo ad un altro completino, ma che in realtà non è un completino, l'ho abbinato io sul sito, ma non viene venduto abbinato, e sto parlando di un pantaloncino e di un reggiseno sportivo. Allora, partiamo dal reggiseno sportivo. Allora, il reggiseno è fatto così, diciamo che ha il collo chiuso, però ha una retina, questo è veramente molto molto carino, sexy ma non volgare, ed è poi, diciamo, un po' lunghetto, ha le coppette che si possono levare. E il dietro è fatto tutto ad intrecci, è veramente veramente molto molto figo. Questo qui indosso soprattutto se siete persone che allenano la parte della schiena, delle spalle, secondo me è veramente veramente molto carino. E io poi cercavo dei pantaloncini sportivi per andare a correre o per allenarmi che avessero la doppia fodera, ovvero la parte quella più aderente tipo da ciclista e poi sopra la parte del tessuto, quello un pochino più spesso, e su Shein devo dire che ce ne sono un pochino, e io ho deciso di comprare questi. Allora, devo dire che io con i pantaloncini non mi sento al 100% super confidente, però li ho voluti provare, li ho voluti comprare, anche perché mi sono detta vabbè dai, chi se ne frega, anche perché mi sto allenando, quindi mi sembra anche arrivato il momento di
indossare pantaloncini e cose di questo tipo. E appunto ho preso loro, li ho presi nella taglia XS e mi piacciono tanto. Devo dire che anche qui la vita è veramente al pelo. Io ho paura che tra un paio di lavaggi forse l'elastico molla un pochino. E poi invece nella parte della coscia devo dire che sono perfetti. Praticamente hanno questo primo strato, diciamo, fatto così bucherellato. E poi sotto hanno il pantaloncino da ciclista, che invece è molto più aderente sulla coscia. Nella parte sinistra hanno anche la scritta sport, che si intravede un pochino. E poi, non so per quale motivo, ma nella parte della fascia qui della pancia, della vita, hanno scritto sport boy. Così, non so perché, vabbè, sport boy. E nulla, sono pantaloncini molto classici, anche questi ho fatto una specie di squat test per vedere se si alzavano, se non si abbassavano, mi sembravano che reggevano abbastanza bene. Adesso passiamo all'ultima cosina che ho comprato, che è anche quella diciamo un pochino più sostanziosa, e ho comprato un set sportivo fatto da 4 pezzi. Questa è sicuramente la cosa più costosa, perché penso di averlo pagato sui 26 euro, però per 26 euro mi sono portata a casa 4 pezzi. Quando, per esempio, il mio completino di Guess, soltanto il pezzo di sopra l'ho pagato tipo 60 euro e il pantalone 70, quindi capite bene che, diciamo, i prezzi di Shein sono un po' quel che sono, però la qualità giustamente non è paragonabile ai miei completini sportivi da 70 euro, però sono carine le cose. Allora, questo set è formato da pantaloncino ciclista, leggings corto, come lo volete chiamare voi, poi c'è il suo top sportivo, reggiseno sportivo, poi il leggings, un leggings classico lungo, ed infine la magliettina a maniche, wow, sto cadendo, la magliettina a maniche corte, è un crop top più che una magliettina, comunque fatto così, tutto in tessuto tipo tecnico. Allora, ovviamente anche questo completino l'ho già provato, quindi vi so dire come mi trovo. Devo dire che questo sicuramente è il completino più più aderente, che comprime di più, ecco, mi veniva la parola, quindi probabilmente questo è quello che addosso, probabilmente vi sagoma un po' meglio la figura. Inoltre una cosa che apprezzo tantissimo di questo set è che non ha la cucitura qui, nella parte non del cavallo, nella parte proprio in mezzo alle gambe, però è semplicemente cucito a collant, quindi nella parte delle cosce, dell'interno coscia, quindi quando lo indossate non vi dà quell'illusione ottica di avere quella riga lì in mezzo, che diciamo non è proprio carina, soprattutto se correte, se fate squat, non è un qualcosa di super super carino. Dire, mi piace tutto, il colore è veramente molto carino, secondo me su di me che sono chiara, che sono bionda, l'azzurro sta molto bene. Il reggiseno sportivo è veramente grazioso, ha le bretelline che si possono allungare, accorciare, come dipende come le volete indossare voi. E quindi nulla, sì, questo è tutto il mio haul, tutto il mio shopping. Diciamo che il video si può anche concludere qua, spero che vi sia piaciuto. Voi vedrete questo video lunedì e io lunedì stesso penso che farò un vlog, quindi poi ci vedremo nuovamente martedì. Io vi do un grosso 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 bacio, spero che questo vlog vi sia piaciuto, questo daily vlog vi sia piaciuto, se è stato così mettetemi un pollice in su e se non siete ancora iscritti al canale fatelo. E nulla, noi ci vediamo domani in un nuovissimo daily vlog, ciao!